a tutti, io sono Nani e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, con una postazione un pochino diversa dal solito, volevo indicarvi alcuni libri in uscita per la fine dell'estate, quindi diciamo primi 10 giorni di settembre, ecco. E quelli che in realtà mi hanno più colpito e che vorrei leggere anch'io. Allora, iniziamo con I Testamenti, che è in uscita il 10 settembre al prezzo di 15,30 euro. Io ho visto almeno online su IBS costa 15,30 euro ed è la Atwood. Io non ho mai letto niente di lei, quindi mi sembra un buon momento per comprare un suo libro e leggerlo, e poi magari vi farò sapere se effettivamente lo comprerò, che poi 15 euro non è un prezzo chissà quanto alto, quindi si può comprare tranquillamente. E poi magari vi farò sapere cosa ne penserò. Il buddista delle periferie, in uscita il 4 settembre, con un prezzo di 13,60 euro, anche qui abbastanza soft, diciamo, come prezzo. E non so cosa aspettarmi in realtà da questo libro, mi interessava il titolo e non è che la copertina sia molto bella, in realtà non posso mettervi le foto perché io sono povera e edito con Movie Maker, quindi ok. Poi abbiamo il nuovo libro di Stephen King, L'Istituto, in uscita il 10 settembre, un prezzo di 18,62 euro, un po' altino, però comunque io aspetto che esca l'edizione economica. Poi abbiamo Il Nome della Rosa, 17 euro, in uscita il 4 settembre, che credo sia la nuova edizione, e mi piacerebbe leggerlo perché non l'ho mai letto e ho visto la serie TV, quindi mi piacerebbe leggerlo. Poi abbiamo il sempre 10 settembre con 16 euro, Andate tutti a fanculo, questo titolo mi intriga moltissimo, quindi perché non leggerlo? Può darsi perché sia una cagata, può darsi che sia una cosa seria, comunque leggiamolo. Poi abbiamo il secondo libro di Iron Flowers, è uscita il 10 settembre, con un prezzo di 13,60 euro, abbastanza fattibile. E quindi io in realtà devo ancora recuperare il primo, quindi penso che aspetto l'edizione economica, anche se questo è 13,60 euro, si può fare tranquillamente. Poi abbiamo la cosa che attendo di più di settembre, che tipo, datemi un po' d'aria anche perché è un caldo bestiale oggi, che è Nevernight, la trilogia di Nevernight, in uscita il 3 settembre con un prezzo di 20 euro al libro. Anche se in realtà ultimamente, questo periodo, la Mondadori sta facendo gli sconti del 15% sul preordine, quindi se lo ordinate entro il 1 settembre in realtà sul sito della Mondadori avete il 15% di sconto, quindi pagate 17 euro ognuno piuttosto che 20. Non lo so, sento parlare benissimo di Nevernight, quindi devo assolutamente leggerlo, anche se qualcuno mi ha detto, comunque ho visto su Instagram, che la maggior parte delle cose sono, penso, siano fatte bene con la traduzione, copertine eccetera eccetera. Un po' quello che mi disturba sono i sottotitoli, perché molte persone si stanno lamentando, comunque qualcuno si sta lamentando, non tutti, quindi boh. Comunque sono molto emozionata di dover leggere questa trilogia, non aspetto altro da settembre che Nevernight. Bene, in realtà sono solo questi, quelli che mi interessano di più, poi magari più avanti nel tempo, magari quando arriverà effettivamente settembre, farò un video dove usciranno tutte le uscite, diciamo, vi darò tutte le uscite dei libri di settembre. E niente, questo video è finito qui, se vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questi libri, se li volete leggere, comunque se avete altri suggerimenti di libri che dovrebbero uscire, che secondo voi sono appetibili, siamo che il prezzo sia come libro effettivo, fatelo sapere, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima, ciao!